Sai dove giocava Locatelli ancora prima del Sassuolo? Dove? Nel Milan. E adesso parliamo di Milan e lo facciamo intanto, esatto. E lo ringrazio moltissimo perché l'abbiamo scomodato, immagino, in una giornata di lavoro fittissima, perché in casa Milan si sta pedalando parecchio in queste ore. Il direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben trovato. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Che assist Locatelli, eh? Hai visto? Assist. Hai visto che roba, pazzesco. Però me l'ha servita su un piatto d'argento Alessandro Paoli, anche i nostri ascoltatori al 3318200213. Anche un altro assist per un super milanologo. Lui si definisce non evoluto, ma io ci credo poco sempre. Quando leggo il Sonic Cream mi faccio sempre una gran bella risata. Un grande amico di TMV Radio come Alessandro Iacobone. Ciao, ciao Alessandro. Ben trovato. Ciao a voi, bentrovati, e un abbraccio anche ad Antonio, che dubito stia lavorando sodo, ma lo abbraccio di cuore. Parla lui dalla Puglia, ti rendi conto? Hai capito? È uno scandalo, guarda, uno questi personaggi in ferie che fanno il male al nostro mestiere. Ma si fanno delle relazioni qua, Tanto attenzione. C'è Marco Piccari in ferie anche scatenato, così abbiamo, praticamente ce li abbiamo tutti in trasferta. Scherzi a parte, ragazzi, restiamo sul pezzo con il Milan. Tra poco vi dico che abbiamo disegnato anche la possibile formazione del prossimo anno per quanto riguarda il Milan, però la news di oggi è che Ibra è vicinissimo a restare, Antonio. Ma io direi che è fatta, nel senso che ci arrivano dalla società, ci arriva dalla società l'ok al fatto che Ibra abbia accettato definitivamente l'offerta proposta dal club rossonero. Come si struttura questa offerta? Sono praticamente 7 milioni di euro netti che aveva chiesto il giocatore, però il Milan, utilizzando il decreto crescita, riesce ad avere delle agevolazioni fiscali, a mettere a bilancio non 14 milioni, ovvero il doppio dei 7 milioni, mi riferisco ovviamente al lordo, ma una cifra un po' più bassa, intorno ai 10 milioni. Con questo escamotage, diciamo così, il Milan è riuscito ad accontentare Ibra e a sua volta ad avere comunque a bilancio un giocatore che pesa di meno rispetto invece a quello che si pensava inizialmente. Per questo nelle ultime ore hanno lavorato parecchio sia gli avvocati ma anche i fiscalisti, sono riusciti a trovare questo accordo. Ibrahimovic ha praticamente accettato l'offerta del Milan, deve soltanto praticamente salire sull'aereo che porta dalla Svezia all'Italia e riprendere la preparazione a Milanello nei suoi compagni, visto che il Milan ha ricominciato da lunedì ad allenarsi al centro sportivo rossonero. Quindi diciamo che Ibra ha trovato l'accordo col Milan, continuerà ancora per un anno in rossonero, sperando di portare ovviamente la squadra finalmente in Champions League dopo tanti anni di lontananza da questa competizione molto importante. Io vado ad Alessandro Iacobone e gli chiedo: Alessandro, questa permanenza di Ibrahimovic quanto significa per il Milan del prossimo futuro secondo te? Se parliamo di quelli che sono i piani societari e anche la tranquillità di un allenatore che dietro le spalle di Ibra, diciamoci la verità, nel secondo semestre della stagione passata, quella appena conclusa, si è, non dico nascosto, ma è stato protetto assolutamente, è un dato importante. Poi lo sarà sicuramente anche per quanto riguarda quello che è il valore aggiunto che ha dato Ibrahimovic fino adesso, non solo in campo ma anche all'interno dello spogliatoio, in quanto leader, in quanto anche esempio. Questi giorni di ritardo nella presentazione al ritiro per questioni economiche vanno a ledere leggermente la considerazione che in teoria aveva sollevato, dicendo, sottolineato come amore per il Milan, tanto da giocarci quasi gratis e fare più ruoli all'interno dell'AC Milan. Però è anche vero che rileggiamo e riavvolgiamo il nastro di questa trattativa. Il giocatore aveva una promessa di Boban e Maldini, a maggio gli è stato detto che non avrebbe fatto più parte del progetto, dopo due mesi è stato invece messo sul podio come il salvatore della patria. A quel punto ha voluto tutto quello che gli era stato promesso e si è impuntato anche su quello. Va bene, l'importante comunque che si sia conclusa questa telenovela estiva, che ogni volta che c'è Raiola di mezzo purtroppo fornisce. Sì, io lo suggerirei come format a Netflix, però detto questo, Raiola sa bene costruire questo tipo di situazioni, e mi auguro che non vada a ledere troppo poi la trattativa su Gigio Donnarumma, che è il vero punto di tutto questo pacchetto
Marco. La domanda l'ho ritrovata. Chiedeva, insomma, non credete che Gigio Donnarumma sia indirizzato alla Juventus nella prossima stagione? Lo chiedeva Marco da Vicenza. Allora la giriamo a Alessandro Iacobone. Alessandro? Ma io credo che sia prematuro, un po' perché la volontà del giocatore e della famiglia è di continuare in rossonero. Seguendo quanto ha detto Antonio, parlando di numeri, 7 milioni sono quelli che sono stati promessi fino al 2023 da parte del Milan, che cerca di iniziare l'argomento, ma sembrerebbe che Raiola lo voglia traslare almeno ad autunno inoltrato, sapendo che più passano le settimane, più si potrebbe, diciamo, torcere intorno al collo del Milan il cappio della scadenza. Detto questo, io credo che la volontà, almeno mi risulta che la volontà di Raiola sia di abbassare la clausola a quei 30 milioni che fecero sorridere il Milan quando gli furono detti allora, ma che avrebbero dovuto alzare il livello d'allarme, perché Raiola adesso, da avere la lama puntata al collo, perché aveva la famiglia, perché aveva la volontà del giocatore, perché aveva una situazione ancora contrattuale che non poteva porre out out, adesso invece ha in mano il manico e non solo. Ricordiamoci che c'è anche il rinnovo di Romagnoli, meno complicato, ma sempre nelle mani di Raiola. Chiedo alla regia di proporci finalmente la fantomatica grafica che trovate da circa una ventina di minuti anche sulla nostra pagina Facebook. Allora, c'è questa formazione, te la leggo Alessandro, vado ad elencartela. 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, in difesa Teo Hernandez, Romagnoli, Chiesa confermati, sulla destra abbiamo messo Dumfries perché di fatto Rie è stato scongiurato dallo stesso Frederic Massara, vertici bassi che si è Bennacer, Çalhanoğlu trequartista, Rebic esterno sinistro, Brahim Diaz esterno destro, Ibrahimovic punta centrale. Disegnato così, questo nuovo Milan potrebbe prendere forma, secondo te? Soprattutto ti convince questo nuovo, tra virgolette, Milan? Vai, mi convince quello che abbiamo appena lasciato, quindi l'auspicio era di continuare, visto che è stato archiviato il progetto Ragnik successivo, ma altrettanto pericoloso quanto successivo, e quindi l'inserimento di un giocatore come Brahim, che ricordiamo, figlio il prodigo di Pep Guardiola, che se lo portò al City, acquisito dal Real Madrid, che non acquisisce giocatori a caso e spesso e volentieri se li fa sfuggire non avendo la pazienza di poterli aspettare, e sono tutte caratteristiche che lo rendono un giocatore da Milan, una qualità eccelsa. Lo chiamavano il Messi di cos'era? Messo Malagueño e adesso fa quasi ridere, sembra uno sfottò, visto che l'Inter si vocifera abbia messo gli occhi sul Messi originale, però sta di fatto che la qualità di Brahim è discussa. Detto questo, il Milan, stellando con Bakayoko un centrocampo per farlo rifiatare, che sì, lo stesso Bennacer a turno, e magari dando anche opportunità di cambiare modulo in corso d'opera qualora ci fosse la necessità, è già un inizio. Sicuramente dovranno operare su come terzino destro da qualche parte. Io penso che l'inserimento di Dumfries possa, tra virgolette, migliorare i rapporti con Raiola, che ha visto uscire Jack Bonaventura dalla sua scuderia dai rappresentanti al Milan, e inserirne un altro lo farebbe sicuramente felice. È un giocatore di valore, quanto lo era tra l'altro Aurier, che non è che non è stato trattato, è stato trattato, sì, ma le condizioni economiche al momento, come ha detto Massara, non sono favorevoli al Milan. Il Milan ha dei paletti che deve seguire. Se posso una politica economica netta, decisa, e la porta avanti, e quindi però 3-4 inserimenti vanno fatti, perché questo Milan, ma soprattutto i bilanci del Milan, hanno bisogno degli introiti della Champions, perché si possono abbattere i costi per bilanciare un bilancio, ancora scusate la ripetizione, sbilanciato negativamente, ma o si aumentano i ricavi o si diminuiscono i costi. I costi più di tanto non si possono abbattere, perché sennò vorrebbe dire ledere al peso e al valore della rosa. Di conseguenza serve arrivare in Champions League per portare ossigeno puro alle casse rossonere. C'è chi ha fatto qualche osservazione dicendo: vai, al posto di Diaz giocherà Leao. Però a parte questo, volevo rivolgere a Alessandro una domanda, insomma, che prende spunto proprio da un messaggio, perché Alessandro parlava dei paletti economici. Quindi ci chiedono: ma quanto ammonta il budget sul mercato del Milan? Verranno fatte solo operazioni in prestito con opzione? Ci chiedono. Alla Condor Galliani, che tanto amava il prestito con diritto di riscatto.
scatto, Alessandro? Allora, l'analisi deve essere fatta con lucidità, no? Perché è facile poi che il tifoso avesse poco ai conti e all'analisi dei bilanci possa pensare che il Milan non ha soldi. Il Milan ha come priorità ridurre quello che era un passivo che l'anno scorso ha visto meno 146 milioni, quest'anno si assesterà, dicono le previsioni, intorno ai meno 100, ma per tornare in UEFA e per non essere ricacciati fuori, come è successo nella stagione appena passata, il Milan deve avere un piano di rientro e una logica che dimostri all'UEFA che si sta comportando bene. Detto questo, è chiaro che, come dicevamo prima, bisogna abbattere i costi e bisogna investire in maniera oculata, ovvero con dei pagherò, in modo da spostare il peso specifico di stagione in stagione, in modo che non vada a intaccare i vari bilanci. Questo dei prestiti con i vari diritti è una delle soluzioni, è una degli escamotage. Ricordiamo che non si devono mai fare un calcolo sulla disponibilità, calcolo teorico, in base alle cessioni o a quelli che sono i giocatori ceduti o che ho a fine contratto. Bisogna sempre calcolare, e suggerisco ai tifosi di cercare su Google, quello che è l'ammortamento del giocatore annualmente. Il Milan ad oggi ha raggiunto la cifra di 14 milioni di ammortamenti in meno rispetto alla stagione passata per gli addii di Reina, l'addio di Biglia, l'addio di tutti quei giocatori come Jack Bonaventura, che avevano un impatto importante. Se aggiungiamo a questi 14 milioni quelli che sono gli auspicabili prolungamenti di contratto di Çalhanoğlu e No, immaginavo Rebic, che però più che un rinnovo è un acquisto a titolo definitivo, sì, che andrà fatto e che sarà fatto. È un acquisto, magari ne parliamo dopo perché ho una chiave di lettura anche su quello. Certo. Però detto questo, con Çalhanoğlu e che sì, si riuscirebbe a spostare addirittura a 20. 20 vuol dire che non sono i 20 milioni che il Milan può spendere, perché andrebbero moltiplicati per gli anni dei contratti dei giocatori acquisiti, quindi per 4 facendo per difetto. E quindi potrebbe essere un 80 milioni di tesoretto. Questo non vuol dire che il Milan spenderà 80 milioni. Potrebbe spenderli senza sbilanciarsi ulteriormente. Però siccome deve riequilibrare una situazione di bilancio che la vede sfavorevole, è chiaro che quegli 80 milioni non verranno tutti utilizzati. Alcuni verranno utilizzati per il mercato, perché sono al netto delle cessioni, e gli altri saranno invece dedicati a sistemare, a riequilibrare un bilancio che il Milan deve fare per tutta. E quindi questo è il quadro. So che è complicato, però ci ho messo Stavo pensando, Alessandro, che se fossi un professore in economia ti avrei dato 30 lode e bacio accademico, perché hai fatto una disamina. Tra l'altro il nostro mestiere è diventato veramente complicato negli ultimi tempi, perché dobbiamo conoscere anche i conti delle società, oltre come schierano le squadre in campo. Ma anche l'aspetto finanziario. Pazzesco, pazzesco. Allora, guarda, parlate con uno che fa fatica a tenere in piedi l'economia della propria famiglia. Ma quello lo fanno le donne, sostanzialmente. Certo. Grazie a Dio non c'è l'UEFA, perché spendo sempre di più di quanto mi possa permettere. Non è il fair play finanziario, diciamo. Per fortuna, almeno da quel punto di vista. Senti, no. Alessandro, l'ultimo messaggio ti leggo. Ci scrive Valerio da Londra. Vai, sì, dice: sì. Ibrahimovic ha portato mentalità vincente. Sono stati i giovani attorno a lui che hanno beneficiato della sua presenza. Pioli e il Milan hanno vinto partite anche senza di lui. Sembra un po' ingiusto sminuire il lavoro di Pioli. Su questo, e agganciamo anche il discorso Rebic, tra i più rivitalizzati della cura Pioli. Così ci dai anche la tua chiave di lettura e poi ti salutiamo. Vai, Ale. Ma io credo che sì, no, il lavoro di Pioli l'ho applaudito anche prima che arrivasse l'ufficialità dell'addio al progetto Rai. Io sono stata la prima, cioè datemi l'onore di questo, vero. Ecco. No, sottolineo, Alessandro, è stata l'unica qui dentro TMV, ecco. Radio, noi molto più scettici. Mi hanno detto di tutto, benissimo. Alessandro, qua dentro, mi hanno detto di tutto, ho mandato giù bocconi amari, ecco, ma alla fine ho vinto. Il sassolino dalla scarpa di Vince Sant'Angeli. Bene. No, me lo ricordo benissimo, Cizza. Tra l'altro ho fatto anch'io più un applauso a Pioli per come è riuscito a gestire in una situazione complicata tutta la vicenda. Io credo che il Milan io lo voglio vedere come una cosa unica, e quando dico una cosa unica metto anche la dirigenza. E è stupido dare premi o colpe a fasi alterne in base alle proprie convinzioni o ideologie. Io credo che Ibra sia stato utile al Milan, e lo sarà, come il Milan è stato utile a Ibra, ridandogli, diciamo, dignità dopo essere andato a giocare insieme
insieme agli americani, che è un calcio sicuramente di Serie B, e lui è ritornato, sta chiudendo la sua carriera da principe, e io credo che il Milan debba Ibra quanto Ibra debba il Milan. Pioli sta nel mezzo, è riuscito a gestire una situazione complicata con un personaggio complicato, perché Ibrahimovic è un peso nello spogliatoio importante, con dei giocatori dalla fragile personalità, invece è riuscito a trovare il giusto equilibrio, a far sì che questo questo imperatore a livello caratteriale dello spogliatoio fosse amato e non invece inviso al resto della rosa. Quindi anche il lavoro dello staff di Pioli, non solo di Pioli, è stato ottimo, quindi io sono convinto e se do seguito a quanto scritto nel messaggio dal nostro ascoltatore, Pioli merita di essere applaudito e ringraziato per quanto fatto. Adesso bisogna dare continuità, perché ripeto, ad oggi tiro una linea: il Milan deve andare in Champions League perché il Milan ne ha bisogno, quindi questa è una cosa. Per quanto riguarda Rebic, invece, come sapete, ci sono stati incontri a casa Milan perché il Milan vuole accorciare i tempi, visto che l'Eintracht non ha la stessa intenzione su Andre Silva, si cercherà di trovare altre soluzioni. Io però credo, anzi ho la pseudo certezza, che non si parli con Ramadani solo di Rebic, perché ci sono troppe cose in ballo. Nel senso, la situazione di Rebic la conoscete benissimo, c'è di mezzo la Fiorentina. Certo. Quindi, per essere ceduta a una cifra giusta per il Milan, l'Eintracht guadagnerebbe la metà e all'Eintracht non va bene. Quindi, per tirare il gioco delle palline, no? Quelle che si facevano tra bambini, sale una pallina, ne scende un'altra. Vuol dire che il Milan, l'Eintracht e la Fiorentina devono trovare una quadra a tre, una quadra che soddisfi tutti e tre. Quindi la cosa potrebbe essere che il Milan e l'Eintracht si mettano d'accordo e concludano l'affare, la Fiorentina rinunci alla sua parte fronte Eintracht, così da non scontentare l'Eintracht e chiudere il discorso, e Milan fare operazioni con la Fiorentina, visto che ci sono diversi prospetti a partire da Milenkovic e tutto il resto, offrendo alla Fiorentina la garanzia di un'ottima plusvalenza che ricopra la perdita del 50% non ottenuto dall'Eintracht, oppure di un 50% rivisto a ribasso. Quindi io credo che la soluzione Rebic, se staccata da Andre Silva, abbia solo una soluzione, quella di inserire un altro giocatore. Adesso bisognerà individuare quale, magari lo stesso Paquetà in un pacchetto qua un po' più allargato. Tempo fa ne parlai, so che Ramadani si sta muovendo in tal senso, bisognerà capire quanto poi alla fine si possa concretizzare a livello di nomi. Perfetto. Anche Chiesa è uno di questi messi, certo, messi nell'elenco. C'è tanta carne al fuoco, Ramadani sta lavorando assiduamente. Resto positivo e ovviamente priorità la conferma di Rebic, che ha confermato di essere un giocatore da Milan. Molto molto importante, assolutamente. Grazie, grazie Alessandro Iacobone. Oh, te ciao, lo dico Ale. Subito Ale, ti ritorniamo a disturbare perché dopo l'esame di oggi ma un trentellone strameritato. Sentite le onde sfortunatamente le sento troppo no, ci mancherebbe altro. Quando torni risaliamo sul pezzo. Tutto sì. Grazie Ale, alla prossima. Ciao.